Sabrina, visto che siamo a Roma oggi, o famo? O famo senza occhiali? Famolo! Famolo! Arrivate, sono arrivate. C'è Paolo e Mario. Sì, guarda che come sta oggi? Buongiorno! Buongiorno! Ciao! Ciao Danilo, ciao Armando! Io sono Simona e io Sabrina. Lo vediamo? Allora, qui abbiamo già il nostro primo cliente. È appena arrivata. Perfetto, quindi io direi che mentre loro si presentano al nostro pubblico, noi daremo un'occhiata a questo negozio. A questo ambiente che inizia a piacermi subito. Anche a me. Allora. Ciao, sono Armando Camporghi e faccio questo lavoro dal 1991 per colpa di mia madre, che ci ha preso un negozio ad Anzio Colonia. Io mi dovevo occupare di acquarologia e mi sono ritrovato a fare il toilettatore. E dopo tanti anni, dopo tanti vari spostamenti, negozi vari, sono arrivato qui a Roma e ho incontrato il mio braccio destro, Danilo Vitti, detto anche la profumiera, poi ve lo spiegherò. Ciao, sono Danilo e io faccio il toilettatore da 8 anni. Diciamo che ho iniziato per l'amore per gli animali e sono venuto qui a lavorare da Armando già da 3 anni e mezzo e se, come si dice a Roma, è meglio perderlo che provarlo. Però ormai siamo qui, vero? Sì, certo. L'amore per gli animali. L'amore per gli animali, sì. Io direi più delle padrone. Quello è venuto dopo, subito dopo. Sì. Guarda qua, cioè, guarda come perfettina, mamma, cioè, io ho rubato dei video dei miei colleghi, il culo in un modo, la zampa in un altro, il muso in un altro, mi sono messo a fare tutto questo, devo ricominciare da capo, tutta la mia vita, 30 anni di lavoro buttati, va, vabbè, mi dicono, e faremo pure questo, e faremo questo, guarda, guardate che pettolina, cioè, legata, questo cane è legato a 1, 2, 3, 4, 5 punti scuciti, cioè fa uno strattone il cane per strada e fa la brutta fine, poi per non parlare il cappottino, capito? No, poi manca lì che sta prende che fa nodi, Mando, solo nodi. Vedevo che stavi guardando sì, questa... questo ti faccio vedere, no, vabbè. Una pettorina no, questa. Non è sicuro, il cane in questa maniera rischia veramente di andare sotto una macchina, perciò io penso che alla padrona dovremmo dire questa cosa, assolutamente. Sì. E dovrà optare per, o per una pettorina sopra, più sicura sopra, come dice Simona, oppure un collarino che su questo pelo sicuramente sarebbe più idoneo, soprattutto perché le pettorine, io sono un po' sui peli lunghi sono un po' contraria proprio perché producono nodi, certo. Quindi mi darai ragione, vero? Certo, ma solo questo. Solo questo, certo, certo. Questo è il cane sotto, certo. Per carità, ha pochi nodi perché lo userà poco, ma penso a tutti quei clienti che ce l'hanno dalla mattina alla sera. Giusto. Il mio cane ha i nodi, non so come. E allora cercheremo di dare i giusti consigli al cliente. Quindi diamo un'informazione al cliente che il cappottino sì, ma limitato all'uscita del cane, come noi facciamo con il giacchetto. Certo. Ce lo mettiamo per uscire, arrivati a destinazione, che sia in bar, che sia, togliamo il cappottino. Tra l'altro diciamo anche di dare sempre una spazzolata una volta levato il cappottino, sempre, proprio per evitare che questo cappottino che ha stretto il pelo sotto possa poi essere motivo di nodi. Beh, tutto sommato il primo ambiente è bello perché si vede che è una tolettatura che è messa a nuovo. E questo secondo ambiente io avrei degli appunti da fare. Sì, sono d'accordo Simona, ci sono delle cose da rivedere, penso sia in programma per bancone, lo vediamo subito. Questo sarebbe improponibile perché io dovrei lavorare così e quindi la tua schiena ne risentirebbe sicuramente di più di quello che già è distesa avanti. No, quindi vi proporremo comunque o un bancone più alto oppure dei tavoli che si alzano e si abbassano, che sono top per l'eccellenza, per far lavorare nella maniera giusta e ognuno ha la propria misura naturalmente. Esatto, vediamo che comunque le vasche sono in buono stato e la base sono, penso siano nuove, una comodità importante. Esatto, poi sono nuove e igienicamente. Questo è un ambiente che igienicamente deve essere super controllato. Sì. E devo dire che i ragazzi sono pulitissimi. Veramente. Cioè, ora si può mangiare. Li prendo a casa mia questi due uomini. Basta. È vero. Quasi ci penso anche. Ragazzi! Sì? Abbiamo qualcosa da dirvi. È pulito? Sì, Armando, pulito, come senti Armando? Che è successo? Che abbiamo fatto? Mamma mia, come quello. Sì, ho detto non è pulito. Ce n'è pulito. Lo fanno così. Non lo so. Poi richiamo dopo. Sì, va bene, dai, ok. Che è successo? Sì? Lo so. C'hai ragione, lo dobbiamo cambiare, dobbiamo ristrutturare, darci tempo perché questo è un mondo che si accende e anche perché la Shalian comincia a strillare. Ma la tua, tanto io rifaccio là, me non mi interessa. Anche perché io a forza di lavorare male, sì, ecco la solita. Questa è la mia fine. Sì, 34 anni e pensa io 50 anni, lavoro con quello, non c'ho problemi, te lavori qua e va bene, a posto. E allora Armando, ce lo prometti? Sì, a febbraio-marzo verrà ristrutturata anche questa zona. E noi torneremo a controllare, perché noi a Danilo ci teniamo. Sì, okay? Posso anche levare allora dopo. Okay. Dopo ti potrai spogliare, Danilo. Sono 3 anni e mezzo che ci troviamo, ma nulla. A spogliarlo? Sì. Queste sono catene antistrozzo, ma sono messe nella maniera sbagliata, ok? Il gancio va attaccato al gancio al muro, ma la catena va richiusa su collo. Perché cosa succede? Se lui inizia a girare, questo gira insieme a lui e non c'è problema di nulla. Miseria, ti ho aperto una porta? 30 anni che ho fatto il contrario dei 30 anni ed ecco perché questi qua si svidano pure. Bravissimo, perché tendono in quella maniera, se il cane gira, tende a forzare anche il moschettone. Mi stavi dicendo che questo cane in questa parte sicuramente gli avranno messo un cappottino, adesso che fa freddo. Sicuro? Sicuro. Abbiamo il break-up latte che possiamo utilizzare direttamente sulla parte andando a vaporizzare e possiamo cercare di farlo penetrare il più possibile con la spazzola. Come secondo passaggio andremo a utilizzare lo shampoo break up. Tu mi dirai, lo devo mettere in vasca? Certo. No, invece no. Adesso metterai il prodotto direttamente sul pelo. Quanto prodotto? Metti un po' di prodotto, ok. Massaggia e metti nelle parti proprio specifiche. Allora, che puoi andare a snodare, dove pensi che ci siano nodi più intensi. E i laterali. Bravissimo. Ho fatto sempre il braccio. Ok. A questo punto lo mettiamo in vasca. Aiutati con un cardatore. Pure, così, bravissimo. Vai ad emulsionare con l'acqua calda e aggiungi un pochino di shampoo per... Ciò bagno il cane, no? Sì, sì. Ok. Ti aiuti con una spugna, assolutamente, okay. Sono d'accordo, perché le spugne aiutano a trasportare il prodotto. Adesso andiamo a emulsionare la maschera. Poi, insomma, non ti devo assolutamente insegnare nulla, caro Armando. Qualcosa mi ha insegnato, no? La cosa bella è che Armando sta distribuendo la maschera sul cane facendogli anche un massaggio, perciò il cane deve usufruire sia a livello cutaneo ma anche a livello emozionale di questo trattamento. La pedana, una pedana ti serve. Sì, c'hai ragione. Non utilizza l'aspiraliquidi. Simona, pensaci tu per favore. Danilo, ma fai tutto con il panno? Assolutamente sì. Malissimo, perché c'è l'aspiraliquidi, in questo caso dello Dog Line, che è fantastico. 3 secondi e il cane ti esce senza un filo d'acqua, risparmi tempo e eviti comunque di lavare i panni e sinceramente secondo me è anche più gente. Ok. Dai, vieni un attimo, corri qua, che stai a fare? Dai, mi sto da giocare col cane, dimmi. Guarda sto pettino. Basta come scivolo. Mamma mia. Veramente? Scivolo proprio. Però, amore, che bravo, guarda, dietro. Sì, lo vedo. Bello, sì, poi guarda. Cioè, guarda. Tiè. Ma questo deve diverti, signor? Mo iniziamo, Ma ci devi, tiè. Mi piace, mi piace. Fatto, sì? Bello, un buonissimo prodotto. Il problema è la padrona, una settimana forse? 10 giorni? Ha fatto dei chilometri? Assolutamente no, Armando. Ricordati che questo prodotto dà un mantenimento più lungo. Vedrai quella che la situazione come cambierà. Sì, però. Sì. Danilo! Sì. Mi dai una mossa che c'è la cliente che sta facendo le vasche fuori? Mi devi da tempo. Una mossa, forza! Cioè, mamma tratta bene sta ragazza, non è che prendo, butto in vasca, lavo, asciugo perché la cliente va per corsa, Devi aspettare, la padrona. E te devi aspettare. Hai scocciato. E che fanno, mo? E corse, i cani. Dai, Gesù, devi aspettare, punto. Vai. Con calma però, non è che i Danilo si trovano in giro dietro l'angolo, Con calma. Alla vista questa pensa che facciamo il cane che ci vogliono 10 minuti. Vai dalla cliente e le spieghi il fatto che comunque ogni cane ha il suo tempo. Voglio spiegare. No, glielo devi spiegare, perché tu sei il titolare e tu devi per forza prendere le redini della situazione in mano, ok? Ci riprovi, sì, ok? Va bene. Bene, vedo che utilizzi una grande Wolf, la curva. Sì, bravo, sono contenta perché è una linea fantastica, vedo che sei fornitissimo. Ho un problema, lo devo ammettere. Hai una shopping mania, vero? Sì, ho un problema. Sì, capisco, è un mio problema anche. Allora, vedo che hai delle forbici fantastiche, io direi di andare a sfoltire sul... Sì. Sulla chunker, giusto? Mm-hmm. Bene, bene. Fai, vedi, proprio su questo tipo di pelo si vede proprio la rifinitura precisa e una sfoltitura giusta. Non lascia segni, vero, vero? Perfetto. Anche se in alcuni punti io passerei una dritta che vedo che non hai. No. E come facciamo adesso? La devo comprare. Sì, la devo prendere. Il mio prossimo acquisto. Ma? La detta al cliente che ancora sta per asciugare il cane? Sì. Che ci metto sempre 2 ore per asciugare sti cani? Perché? Mi fatta la domanda perché? Perché sei lento, Dani? No, che domanda ti vuoi fare, Dani? Sei lento. È ora che compri l'aspiralipide, ma. E ti prenderò l'aspiralipide. Voglio dire che scusa poi ci avrai dopo. No, non c'è più scusa perché te ci metto mezz'ora là, e 40 minuti per asciugare il cane. Con l'aspiralipide ci mettiamo da del tempo, che dici? Vabbè, cacciarsi i soldi. Comincia a cacciarsi i soldi. Certo. Ma lo voglio divogliarli. Tanto a te che te frega. Ma poi io. No. Dani, non è un taglio a forbice, è una rifinitura, te lo voglio dire. Sta a fare cazzo, sbrigati. C'è la cliente fuori che ti aspetta. Che ti aspetta un attimo? Sì, certo. Con sto cane fai tutto di più, chissà perché. Chissà perché. Questa è una buona azione. Sì, infatti aspettiamo la proprietaria che sono venuta a cane, così vi danno tutti che buona azione che fai. Il cane faccio, te lo guardo. Ciao! Salve! È pronta la pizza, eh? È pronta, eh? È pronta. La mamma, via. Abbiamo fatto tutto, eh? Bravissimo, consente. La presenza come la mettiamo? Il maglioncino no? Il maglioncino no. Meglio al posto. Ah, messo. Un fiocchettino quello? Sì. Buon Natale. Questa a voi. Ok, grazie. Ok, ciao. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Capite perché si comporta in quel modo? Per amore degli animali. Sì, sì. Tanto amore a quegli animali che sta a dare. Tanto amore. Capito? No, ma è sempre così. È sempre così. Guarda, Danilo, l'addizione al lavoro. Non dimenticate che siamo clientatrici anche noi. Ho capito, però non credo che tutte le volte che arriva un cliente sbavato oppure gli fate il cane gratis. No, mi fate pagare, credo, no? Gli ha fatto un taglio a forbici. Semplice. Abbiamo una buona causa, Armando. Danilo, io ho visto i tuoi occhi che parlavano. Sì, sì. Sì. Tanto parlato, allora, siamo giunti quasi al termine di questa trasmissione e noi dobbiamo dirvi una cosetta che ancora non vi abbiamo detto, perché ci avete aperto le vostre porte a noi e ai nostri sponsor, e i nostri sponsor, per ringraziarvi di questo, vi omaggeranno di un buono, di un piccolo assegno di 150 euro. Oh, a sponsor, sì, infatti. Però c'è anche un'altra cosa, soprattutto, e da non sottovalutare, il premio finale. Che cos'è il premio finale? È un viaggio, ragazzi. Sì, hai visto che svolta? Quindi mo sai quello che mi devi comprare? Sì. Ti comprerò l'aspiraliquidi. Ecco, io con l'atto buono, però a differenza tua, ti compro le forbici, così almeno ci avrai le tue belle cure. Beh, ecco, okay. Che sarebbe pure ora che me ne però c'è un però, si vinciamo in viaggio, sai quello che ti tocca fare, no? Tocca fare. Andiamo in viaggio. Io e te insieme? Certo. Davvero? Siamo subito, immediatamente si può lavorare, se no, sta bene così. Ciao. La nostra missione a Beauty Dog è conclusa e adesso andiamo nella nostra bottega!